Buongiorno viaggiatori, sto lasciando la calda Taipei in direzione di Pechino, ponendo così fine alla mia estate vicino all'equatore. Pechino è una città che mi incuriosisce molto e prendendo l'autobus dall'aeroporto per arrivare al mio albergo, capisco che questa parte del viaggio sarà molto difficile, visto che le fermate dell'autobus sono tutte in cinese. Siete pronti a partire di nuovo? Sono sincero, arrivare all'albergo che sta dietro Piazza Tiananmen è stata l'impresa più difficile del mio viaggio fino ad ora. Nessuno parla inglese e Google Maps è censurato qui. Anche se l'IKEA è presente, capisci subito di essere in un paese completamente diverso dagli altri. Il mio albergo non è male, ma è l'unico hotel finora trovato che dispone di preservativi in stanza. Pechino è la nona tappa del mio viaggio, è inutile nasconderlo, qui è tutto l'altro mondo. Quasi tutti i social network non funzionano, muoversi è un'impresa ardua, visto che quasi tutti i tassisti non riconoscono neanche le mappe e gli indirizzi civici non esistono, ma solo il nome delle strade. Prendo in mano una mappa cartacea, ma qui le distanze sono moltiplicate. Anche un solo millimetro sulla cartina possono essere decine di minuti camminando. Ma seguendo questo lungo muro rosso, finalmente arriva la città proibita. In realtà la città proibita ha una serie di ingressi diversi e segue la folla che costeggia le mura. La temperatura è vicina allo zero, tanto che l'acqua del fossato è ghiacciata. Fortunatamente il giorno prima che arrivassi, la spessa coltre di inquinamento è stata spazzata via dal vento e il tempo si promette soleggiato anche se freddo. Intorno ai monumenti si muovono tanti turisti, ma al 99,9% cinesi. È quasi impossibile trovare un altro occidentale qui. Cammino intorno alla città proibita finché non arrivo all'ingresso principale. Dopo aver passato un metal detector, mi fermo davanti alla facciata del palazzo, ormai museo, in cui svettano le bandiere cinesi e un'immagine gigante di Mao Zedong. Sinceramente, non è facile capire una città così complessa e apparentemente immobile nel tempo. Cammino per le strade di Pechino. Il commercio e il benessere in crescita sono ovunque, anche se si trovano tante bancarelle quanti centri commerciali. Si possono quindi trovare dai prodotti tipici venduti per strada ai grandi centri dello shopping con le insegne internazionali. Esistono anche i McDonald's, ma vendono una versione di panini bianca e nera un po' terrificante. Ovviamente, tanti edifici sono in costruzione o in ammodernamento. E così decido di entrare in un mercato, dove la folla si schiaccia tra le bancarelle, composte soprattutto di souvenir e di cibo. In particolare su queste bancarelle si può trovare veramente di tutto. Alcune cose invitanti, altre decisamente orribili e ancora vive. A Bangkok avevo assaggiato delle cavallette, ma qui anche un cultore del cibo locale come sono io cede alla vista di cose che non hanno un nome e che difficilmente si potrebbero abbinare alla masticazione o alla digestione. Muoversi in metropolitana non è facile, anche se il biglietto costa 70 centesimi di euro. Spesso c'è troppa gente e quasi sicuramente nessuno cede il passo per scendere o far salire dalla metro. Le stazioni sono comunque pulite e sicure. Sugli schermi dei vagoni passano immagini di parate militari o di notizie a favore del regime, perché non esiste un'informazione libera qui. E gli spazi commerciali spesso rincorrono i clienti, in spazi inimmaginabili, come all'esterno della metro in corsa. Nella zona centrale di Pechino è pieno di palazzi enormi di governo, che battono bandiera rossa, e al loro centro si trova l'enorme spoglia Piazza Tiananmen. Mm.
Per accederci bisogna passare un metal detector che serve a controllare i cinesi più che i turisti, perché questa piazza è il simbolo e il cuore di ogni cambiamento in questo paese. E se mai ci sarà un'altra rivoluzione in Cina, da qui partirà sicuramente. È suggestivo vedere come una piazza storica così importante e conosciuta nel mondo sia di fondo un'area piatta e spoglia con un'unica costruzione in mezzo, e non sia invece un ambiente vivo e vissuto. In fondo alla piazza, una delle porte d'ingresso, ovviamente enorme anch'essa, dove all'esterno due dragoni ne controllano l'accesso. Questo è l'ingresso al Tempio del Cielo, con i suoi lunghi viali alberati in cui è facile perdersi. Ecco perché è sempre meglio controllare dove si è. Sotto il porticato degli anziani cantano una canzone. Mentre in un altro angolo gruppi di persone giocano a carte. I poliziotti camminano in fila indiana. Ma il tardo pomeriggio sta facendo scemare le persone negli spazi enormi, con i turisti e gli abitué del parco che si direzionano verso una delle varie uscite. Tra questi spazi quasi infiniti che ti stupiscono costantemente. Ritorno verso l'albergo con la porta della città proibita illuminata. C'è un ristorante cinese tipico e accogliente. La TV ovviamente trasmette un programma a filo governativo. Il cibo qui è quello che potete trovare nei ristoranti cinesi, quindi semplice ma comunque valido. Finalmente in TV fanno qualcosa di più interessante, mentre un gruppo di ragazzi chiassosi, come spesso sono i cinesi, continuano la loro cena. Esco dalla metro seguendo la folla. Oggi andrò a visitare il monumento che più di tutti mi ha colpito per la sua bellezza. Fa molto freddo e delle pannocchie calde o delle castagne sarebbero un bello spuntino, ma l'idea di non capire e di non essere capito mi proietta direttamente all'ingresso del palazzo. Il prezzo per l'ingresso è di pochi euro. E diversificato su cosa si vuol vedere all'interno. Fin dall'ingresso i posti, le luci e l'atmosfera sono stupendi, come per questi piccoli negozi che danno su un lago ghiacciato dal freddo inverno. I turisti, come sempre, non mancano e così seguo la folla senza una precisa direzione. Sapete cosa ci fanno quattro cinesi che saltano la corda dentro al palazzo d'estate? Sinceramente non ne ho la pallida idea, ma prendono la cosa molto seriamente. Salgo sulla prima costruzione dove si ha una vista stupenda dell'orizzonte e dei cinesi che saltano la corda. Il palazzo in realtà sono più palazzi sparsi per tutto il parco, con centinaia di ambienti diversi divisi da porte, per un continuo sali e scendi. L'architettura è molto sobria, ma in armonia con l'ambiente. Con un cielo così sereno è piacevole perdersi a camminare tra gli edifici e i giardini. Per due volte delle persone mi hanno chiesto di fare una foto con loro, perché non si vedono molto occidentali da queste parti. Anzi,
neanche uno ad essere sincero. Una cosa che mi piace molto è che spesso le porte sono tonde, molto in stile Hobbit. Raggiungo l'enorme lago al centro del parco, con le barche ferme visto il ghiaccio e la temperatura. Questa è la nave del sollievo, in realtà in pietra, dalla quale però si gode di una vista stupenda sullo specchio d'acqua. C'è tanto da camminare in Cina e un giorno solo non basterebbe per vedere tutte le meraviglie che nasconde questo luogo, ma basta seguire la folla e muoversi a istinto per raggiungere qualche attrazione. Tenendo presente che i cartelli ti danno l'idea che ovunque, e magari non proprio vicino, c'è qualcosa di interessante da andare a vedere. La sera mi trovo con Angela. Spesso qui le persone, oltre al nome cinese, si danno un altro nome internazionale per mangiare una tipica cena locale. Mentre sfogliamo il menù e ci facciamo consigliare dalla cameriera, capisco che la cena sarà cucinata direttamente da noi, in queste pentole con un liquido bollente. In cui vengono inseriti carne e verdura, fino ad essere cotte a piacere. Il cibo non ha un sapore così particolare e spesso si confonde la verdura con la carne, visto che il liquido caldo ne appiattisce un po' il sapore. Anche il risultato finale, visivamente, non è così invitante. Le mie 72 ore a Pechino sono esaurite, perché se volete fare una scappata qui senza fare la visa, cioè il visto d'ingresso, basta provenire da un paese straniero in direzione di un altro paese straniero. E si accede così a 3 giorni di ingresso libero nella città. La Cina è un paese complesso, dove si vive probabilmente bene, ma le rinunce sono molteplici, soprattutto rispetto alla libertà di espressione e di informazione. La Cina è veramente un paese proibito. Si parte per Seul. Where would you be now?